buongiorno ragazzi, siamo al cos'è, 11 marzo, è il presidente, è il mio collaboratore che vi parla. Stiamo salendo sulla seggiovia per capire la situazione neve. C'è tantissimo vento e il cielo è un po' grigio, sì. Ma non fa niente, noi ci siamo anche in questo weekend e quindi vi aspettiamo per un altro fine settimana all'insegna del divertimento e della sobrietà. Sentite un po' il fuccio, sicuramente si sentirà anche un po' la voce perché c'è tanto vento, ma noi andiamo su, a dopo! Tavola piatta, discesa, su col corpo, entriamo in diagonale, via, giù col sedere, andiamo sui talloni, alto il busto, in avanti, spezza un po' in avanti il corpo, così, bello, via, adesso giù le ginocchia un po' larghe, così stiamo centrali alla tavola, via, cambio e vado dentro, senza scalciare la tavola, solo la rotazione serve. Ok, continua. Restiamo sulla parte battuta, quindi facciamo un po' di foglia qua. Come le mettiamo? Alza il corpo, alzati un po' di più. Alzati, bravo, col busto alto. Sempre in frenata. Continua a destra. Piano Alberto. Anche oggi trascorriamo altre 2 ore con i nostri cari ragazzi, il nostro Tiberione e il nostro Albertone, e oggi abbiamo anche fatto un salto, una visita allo Snow Park, quindi vedremo un po' di concludere questa mini vacanza che vi siete regalati, veramente veramente bella a fine stagione invernale. Allora Alberto, dacci un parere di questa tua esperienza. L'esperienza è stata magnifica perché mi piace molto questo sport, perché ti senti libero, non ti senti tipo, è uno sport singolo, quindi non devi ascoltare gli altri e ti dicono cosa fare, puoi fare quello che vuoi in pista. Ok, molto molto sì, molto singolo il nostro caro Alberto, però bisogna sempre fare gruppo, è più bello quindi snowboard con gli amici, perché bravo, felicità. Ti aspettiamo il prossimo anno? Sì. Ok, noi continuiamo, andiamo avanti, si continua sulle nostre piste, sulle piste di Villaggio Palumbo, continuiamo la nostra avventura con la scuola italiana snowboard 360. Le braccia Lorenzo, le braccia. Ok, piano Tiberio, non guardare a terra Lorenzo, non guardare giù, piano, più andiamo veloci più si cade sempre, vedi? Invece con calma noi scendiamo.